Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo della Petzl Tikka Core, una torcia abbastanza economica, perfetta per tutto quello che è il mondo del trekking, e adesso insieme vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Inizio subito parlandovi dell'aspetto fondamentale di una torcia, ovvero quanta luce fa. La luce emessa innanzitutto è una luce abbastanza ampia, non va molto in profondità, però ci fa illuminare tutto quello che abbiamo attorno, anche davvero diversi metri a destra e a sinistra rispetto a dove stiamo camminando. Quindi devo dire che avremo una visuale veramente ampia che ci permetterà di vedere tutto quello che abbiamo attorno. Questa Tikka poi ha anche tre modalità di luce. Quella più bassa risparmio energetico che va a 7 lumen, che però vi assicuro è abbastanza poco. Quella media a 100 lumen, che già è un ottimo compromesso, la si riesce a utilizzare benissimo. E poi la modalità massima a 450 lumen, che è quella più forte. Rispettivamente poi diciamo che alla distanza intermedia si riesce a vedere fino a 45 metri e a quella massima fino a 75 metri. Devo dire che già con la gradazione a 100 lumen la si può utilizzare senza nessun problema, anche per tante ore. Si vede molto bene, naturalmente non sarà potentissima perché per quello c'è la 450 lumen, però secondo me è quell'ottimo compromesso tra efficienza della batteria e luce emessa che ci permetterà di andare avanti per tante ore. Nel particolare poi con questa gradazione si può andare avanti fino a 7 ore, quindi direi un bel po'. Per quanto riguarda invece quella più alta si arriva a 2 ore a 450 lumen. Ma non solo luce bianca, perché questa Tikka ha anche la luce rossa in due modalità. Luce rossa fissa, quando dobbiamo utilizzarla per camminare eccetera, e anche luce rossa lampeggiante se dovessimo per esempio farci trovare dai soccorsi o abbiamo bisogno. Semplice passare tra una modalità e l'altra, basta tenere premuto il tastino d'accensione e in questo modo si passa tra luce bianca e luce rossa. Infine il tasto superiore ci serve anche per bloccare la torcia, infatti tenendolo premuto per 4 secondi la torcia entra in modalità di lock, in modo tale che non si accenda per qualche motivo all'interno dello zaino sprecando batteria. Per quanto riguarda invece come sta sulla testa, come vedete troviamo una classica fascia da andare a stringere attorno al nostro cranio. Devo dire che vabbè, un po' si sente perché naturalmente lavora per pressione, quindi andrà a stringersi attorno al nostro cranio e un pochino naturalmente si sente la pressione, un po' resterà il segno rosso quando la andiamo a utilizzare. Però devo dire non eccessivamente, perché comunque la fascia è bella grossa, quindi la pressione viene data uniformemente sulla nostra testa. Devo dire che non si ha proprio quell'effetto che ci stringe tantissimo la testa. Devo dire che secondo me anche lei è fatta bene. È una fascia poi che si può togliere e lavare, ha degli inserti catalinfrangenti in modo tale da farci vedere anche in tutte le condizioni di buio. E che dire, da questo punto di vista direi abbastanza classica, però comunque fatta bene. Passando invece alla batteria, come dicevo questa batteria dura 8 ore in base alla luminosità in cui la troviamo, ma ha anche un'altra caratteristica. Infatti nel modello che ho provato quello Core, che è quello dove viene data in dotazione la batteria ricaricabile di Petzl. Ma non solo, perché questa torcia può essere utilizzata allo stesso modo anche con tre classiche pile AAA, le mini stilo. Devo dire che questa funzione di poter utilizzare sia una batteria data in dotazione da Petzl sia le mini stilo è veramente utile, perché presupponendo magari di trovarsi in giro e si scarica la batteria e non abbiamo una di scorta, magari è più semplice recuperare delle mini stilo rispetto che una batteria Core che è solo proprietaria di Petzl. Quindi questa intercambiabilità secondo me è veramente funzionale e ci permette di poter risolvere un sacco di problemi quando si è in cammino. L'unica cosa da tenere a mente è che nel momento in cui utilizziamo le mini stilo la potenza massima è ridotta a 350 lumen. Questo perché se lo utilizzassimo normalmente a 450 lumen, ecco che la batteria si andrebbe a consumare veramente troppo in fretta. Ma come facciamo a capire anche quanto è carica la batteria? Qui troviamo nella parte in alto a destra un piccolo LED che va a darci dei colori verde, giallo e rosso in base a quanto è scarica la batteria. Devo dire un metodo abbastanza semplice, però comunque funzionale, perché ci fa capire in che range di batteria siamo e nel caso di ricaricarla. Quindi devo dire semplice ma efficace. Due cose però che non mi sono piaciute di questa batteria Core di Petzl. La prima, che utilizza ancora il vecchio standard USB micro. Penso che Petzl magari tra poco ne presenterà una con la USB-C, lo spero, così adeguandosi alle nuove normative. E poi che purtroppo si ricarica molto lentamente. Pensate che parliamo di una batteria da 1250 mAh che si ricarica in più di 3 ore.
Petzl sicuramente l'ha fatto per andare a allungare la vita della batteria, perché più la si ricarica lentamente più la batteria durerà a lungo nel tempo. Però diciamo che 3 ore sono veramente tante. Avrei capito quasi un'ora e mezza ancora, ma 3 ore di ricarica sono veramente troppe. Ultima caratteristica, che secondo me è anche una piccola chicca, che in dotazione troviamo questo piccolo astuccino che ci permette sia di riporre la nostra ticca quando la dobbiamo tenere all'interno dello zaino, sia di poter utilizzare questo astuccino come lanterna. Infatti posso andare a costruire una piccola lanterna con questa ticca magari nel momento in cui andiamo in tenda. E devo dire che come caratteristica secondo me è veramente simpatica e non è male. Arriviamo dunque alle conclusioni iniziando dai prezzi, perché la versione core, quindi con la batteria data in dotazione di Petzl, la troviamo a 50 euro online, mentre la versione non core la troviamo sui 30 euro. Devo dire che secondo me è un'ottima torcia, anche perché come peso pesa solo 84 grammi, quindi veramente leggera, piccolina da riporre. Una torcia che secondo me per il trekking è veramente ottima, soprattutto questa funzione di avere una doppia possibilità di alimentazione l'ho trovata super utile per quando si va in montagna anche a fare cammini di più giorni. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardato e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!